Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Ho visto che il mukbang dell'altro giorno, dell'altra settimana vi è piaciuto particolarmente, quindi ho pensato perché non riproporvelo ogni settimana rispondendo appunto alle vostre domande, che come sempre vi ho fatto su Instagram, quindi se non mi seguite lì andate, così poi potete lasciarmi anche voi le vostre curiosità. E quindi eccoci qua anche oggi. Sta iniziando a fare caldissimo, quindi non mi sono truccato, ho messo giusto le ciglia finte, ho fatto un po' di roba e siamo pronti. Mi avete fatto delle domandine super carine, quindi non vedo l'ora di iniziare. Stavolta per i nostri palati abbiamo Poke House, che è il mio poke preferito di Roma, ma già ve l'ho detto, in generale credo d'Italia. Questa qui è quella che ha preso mia madre e adesso vi faccio un focus sulla mia. Sulla mia ci hanno fatto solo un cuoricino, sulla sua ci hanno scritto Enjoy. Non ci ho fatto mettere la Philadelphia perché tanto ce l'avevo a casa, come la salsa di soia, quindi aggiungiamole. Ovviamente ho preso le mie bacchette, queste qua sono quelle olografiche e sono quelle cinesi-giapponesi, perché poi ho le bacchette coreane, ovviamente. Ci vado ad aggiungere il Philadelphia, questo qui Active, salsa di soia che non può mai mancare. Ma come lo chiudono sto coso ogni volta? Una lotta, ok. Vi faccio un focus prima di impasticciarla tutta. Io di solito ci metto il salmone marinato, gli edamame, cipolla rossa, pomodori, cipolla croccante, patata dolce croccante. Sotto c'è il riso sbasmati, qui c'è l'avocado e poi la spasimaio sopra con i semini di sesamo. Ci aggiungo un pezzetto di Philadelphia e la salsa di soia, senza esagerare perché l'altra volta ce l'ho messa troppa, era venuta quasi amara. Vado subito su Instagram e prendo il box delle domande. Stavolta ho detto faccio il mukbang a casa, così posso mettermi su una superficie carina, perché io vedo sempre i mukbang, a me è una tipologia di video che affascina molto, mi tiene anche molta compagnia, magari mentre mangio io stessa, chissà quanta gente adesso starà mangiando insieme a me magari. Se lo state facendo lasciatemi un commento, un emoji che me lo faccia intendere, però vedo sempre che il cibo comunque si vede, cioè è tipo una prerogativa di questo format, no? E io non trovo mai una posizione per cui dico ok, riesco a fare questa cosa, quindi spero così vada bene. Ho trovato tipo un panchetto e ce l'ho messo sopra. Ok, una volta che abbiamo smucinato, come si dice qua a Roma, la nostra poke, vado subito a prendere la mia prima domanda. Stavolta invece di partire dal basso, perché di solito parto dalle prime che mi avete fatto e poi vado verso il su, stavolta andiamo al contrario. Allora, Fra Franci 93 mi chiede: altre band K-pop preferite? Penso ormai, insomma, l'avrete capito, a meno che non mi avete iniziato a seguire adesso, che sono una fan del K-pop, in particolar modo dei BTS. Quindi messo in chiaro questo, molte persone avranno visto il primissimo video che avevo fatto sul K-pop, dove reagivo alle band che effettivamente mi avete consigliato. Io ancora non conoscevo nulla di questo mondo, tant'è che quel video è pieno di cose orribili che voglio dimenticare, quindi non lo troverete sul canale. Fatto sta che una delle cose positive che mi ricordo di quel video era che continuavo ad elogiare questi Stray Kids, che sono bravissimi. Quindi mi sento di dire, oltre ai BTS, seguo loro. I gruppi K-pop hanno questa cosa, specialmente i BTS, che fanno un sacco di roba. Quindi come fai a stare dietro a tutto? La tua vita è già occupata al, non lo so, 700%, quindi è un po' così, ecco. Però risponderei con Stray Kids. Poi invece, Franci-Tu86, tra l'altro mi ricordo i nick delle persone che mi scrivono più spesso in direct su Instagram, e lei è una di quelle, quindi ti saluto. Mi chiede: quanto sei alta? Sapete perché voglio rispondere a questa domanda? Perché ogni volta anche in live mi viene detto che sembro più bassa. E questa cosa non può esistere, cioè non può girare il rumor che Pila è pure bassina, perché cioè già ce l'ho tutte pure bassina, e no. Comunque quanto è buona sta poke, non potete capire, questo abbinamento è la mia vita. Una di quelle cose secondo me che quando trovi il tuo abbinamento continui a prendere solo quello. Confermate? Oppure siete di quelli che cambiano? Fatemelo sapere. Come? Mi farete sapere adesso nei commenti, stoppando il video quando ve lo dico. Commentate secondo voi quanto sono alta. Non barate, abbiate la testa di non farlo, grazie. Quindi stoppate il video adesso e fatemi sapere nei commenti secondo voi quanto sono alta. Ok, ora che avete lasciato il commento vi posso dare la mia risposta, perché credo di essere abbastanza nella media, nel senso non è né troppo né poco, è un'altezza giusta. L'unica cosa di cui non mi sono mai lamentata con mia madre, grazie, almeno di quello, non lo so. Tutto il resto poteva andare meglio, però vabbè. Sono alta esattamente 1,68 m, quindi io dico sempre sono quasi 1,70 m. È giusta,
è onesta, ci sta. I miei genitori non sono altissimi, mio padre è 1,74-1,73, mia madre è più o meno come me. Sono stata fortunata perché ad esempio mia sorella è più bassa. Probabilmente se fossi stata più bassa, non lo so. Cioè, non so come avrei reagito perché appunto non lo so, però sono contenta così. Giulia Pietratu mi fa una domanda che secondo me è super carina. In realtà potrebbe racchiudere tanti momenti e adesso vi spiego. Perché mi chiede un momento della vita che non dimenticherai mai. PS, adoro i tuoi mukbang, grazie. Secondo me dipende anche dalla fase della vita in cui ti trovi, perché ovviamente rispetto alle tue sensazioni, rispetto alle cose che ti piacciono al momento, varia molto. Quindi vi potrei dire, non lo so, 13 anni fa il momento più bello della mia vita è stato quando ho preso Gwenda, che è stato il mio primo cane, che era il mio sogno nel cassetto. Poi, non lo so, 8 anni fa, 7 anni fa è stato vedere One Direction in concerto. Poi vi posso dire 4 anni fa è stato, che ne so, andare a Londra con le mie migliori amiche. Vi posso dire l'anno scorso perché ho visto i BTS per la prima volta e sono andata a Los Angeles a vederli. Quindi ci sono tanti momenti, non ce n'è uno che dici ok, questo è il ricordo. Se lo avete, se avete un momento del genere che avete vissuto nella vostra vita, vuol dire che è stato veramente tanto 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 intenso, importante, life changing. Io non me la sento di classificarne uno come il momento. Diciamo che nella mia mente, che è divisa tipo a cartelle, tipo il computer, ci sono gli highlights della mia vita che sono diversi. Per fortuna non ne ho uno solo. Ilenia Bisceglia, trattino basso, mi chiede appunto una delle cose che ho detto prima. Quindi Ila, per caso hai tolto dal canale il primo video che hai fatto sul K-pop? Non lo trovo. Esattamente è quello che è successo, perché appunto ve l'ho spiegato prima. L'ho tolto dal canale, o meglio, è in modalità privata. Ogni tanto me lo guardo per dire, Ilaria ti prego non tornare così. Oppure, cioè, non fare queste cose, ti prego, perché poi te ne penti veramente tanto. Avevo detto che secondo me c'erano gruppi che meritavano più dei BTS. Un anno e mezzo dopo, eccoci qua. Io devo pensare a quello che dico prima di far uscire dalla mia bocca. Ho imparato questo. Poi cos'altro avevo detto? Continuavo a chiamare RM, RM, e continuavo a dire che RM stava per Roma. Non lo so. Jungkook non era Jungkook, ma era Jungkook. E anche qui stenderei un velo pietoso. E sì, diciamo che le motivazioni per cui ho tolto quel video potrebbero andare avanti. Mi fermerei qui perché secondo me è sufficiente. Allora, anche lei è una ragazza che mi scrive molto spesso, perché mi ricorda sia il suo nick sia la sua foto del profilo, che mi chiede serie TV del momento. Perdonami, non leggo il tuo nome perché sicuramente lo sbaglierei. In realtà, come vi ho spiegato anche su Instagram, ultimamente sono poco da serie TV. Strano, perché lo sapete che io me ne mangio in quantità, però devo dire che sono più o da documentari, tipo quelli sui serial killer, insomma quelle cose di true crime che mi piacciono tanto, lo sapete, oppure tipo Selling Sunset, non so se l'avete visto su Netflix, che è una cavolata micidiale, tutto recitato, lo so, bla, però ti intrattiene, lo metti di sottofondo quando fai altre cose. Ecco, preferisco fare questo perché ultimamente ho quest'idea, o meglio, questa percezione. Quando guardo una serie TV e la guardo soltanto stesa sul divano, non so, mi dà come l'idea che io stia perdendo del tempo, che tolgo magari al mio lavoro o alle cose, no, che devo fare. Quindi non riesco a farlo e preferisco le serie in cui magari mentre registro un video le metto come sottofondo, quindi le ascolti, ogni tanto butti un occhio, però nel mentre fai anche altro. Se avete e conoscete una di queste tipologie di serie, fatemi sapere. Troppo buona la cipollina croccante. Poi sempre su Netflix ho visto che hanno rimesso The Vampire Diaries, che lo sapete è la mia serie tipo preferita del mondo, ma non riesco a riniziarla. Questo sarebbe, non lo so, penso il 12esimo rewatch che faccio. Non sono nel giusto mindset in questo momento, nel giusto mood proprio della vita per poterla guardare e per poterla assaporare. Quindi non me la sento onestamente. Serie TV del momento, Selling Sunset, ma è perché è l'unica che ho guardato tutta, la quinta stagione. L'avevo iniziata quando stavo tornando a Las Vegas, avevo visto tipo le prime due puntate e poi l'ho finita l'altro giorno. Vittoria Tigano, data tra tutti i concerti per Mission to Dance che ti è piaciuta di più? Allora, partiamo dal fatto che la gente mi ha presa per matta ogni volta che gli dicevo vado al concerto. Ok, quanti giorni fanno? 4. Tu a quale vai?
tutti e quattro. E loro mi guardavano tipo, ma non è sempre lo stesso concerto? E io ero tipo, no, perché voi non sapete come fanno i concerti BTS. Infatti non mi sono pentita neanche mezza volta di aver preso tutte le date, soprattutto appunto quelle di Los Angeles, che ovviamente per ovvie ragioni hanno un posto speciale nel mio cuore. Non c'è stato un concerto uguale all'altro. Ovviamente hanno fatto tante canzoni uguali. Sono stata più che felice di aver visto Black Swan per ben 6 volte, prima che probabilmente non la facciano più. Però se vi devo dire, com'è che faceva Ciccio Gamer? Probabilmente vi direi che la mia data preferita è stata quella del 2 di dicembre, per il semplice fatto che, primo, hanno fatto la mia canzone preferita di sempre, lo sapete, ce l'ho anche tatuata, che è Microcosmos, quindi già per me così avevano vinto. Nonostante ciò, alla fine, dopo Permission to Dance, che di solito era la canzone proprio finale, hanno fatto anche My Universe insieme a Chris dei Coldplay. E quindi c'è stata questa tipo sorpresa finale, che tu sei lì, oh mio Dio, in che senso sta succedendo tutto ciò? E trovate i video sul mio account TikTok, se non avete visto soprattutto come ho reagito a un certo punto. Quindi andatemi a seguire, vi lascio ovviamente il link, il nickname qui sotto nell'info box. Ma in realtà ogni fine dei concerti c'è stata una sorpresa, perché l'altra volta c'è stata quella, e stavolta invece a quelli di Las Vegas, che sapete che sono stata anche a questi, trovate anche di questi tutti i vlog, le cose sul canale, c'è stato l'annuncio del nuovo album, quindi ogni volta sempre particolare. Niente, non è un mukbang dei miei se non c'è un piccolo salto temporale. Nel mentre qua non sono riuscita a finirla perché non ce la faccio più, quindi risponderò all'ultima domanda che vi ho lasciato per ultima, perché è quella dove sicuramente dovrò parlare un po' di più, che tra l'altro è la prima, primissima domanda del box, che mi chiede Gemstone, credo si pronunci così anche con i numeri messi al posto delle lettere, che mi chiede: in futuro risistemerai il lavoro fatto al seno? Allora, questo è un discorso che andrebbe ripreso ancora una volta, perché vi dovrei rispiegare, anche se in realtà da relativamente poco vi ho fatto il video aggiornamento dove rispondevo appunto alle vostre domande, e lì nello stesso video vi ho spiegato che non sono per niente soddisfatta del lavoro che mi è stato fatto. Ok, che partivo da una situazione difficile, non è che adesso io mi stia lamentando come non so che, perché non mi crea problemi o fastidio o cose tutti i giorni, ci sono solo delle situazioni in cui devo stare particolarmente attenta, eccetera. Però per essere un seno rifatto, per cui si è pagato comunque una cifra di soldi di un certo peso, io non sono soddisfatta, perché praticamente mi ritrovo nella situazione di prima, non ho risolto quello per cui ero andata. Io vi ho sempre detto, non volevo il seno grande, a me non piace il seno grande, io volevo più risolvere la situazione della gravità, ok? Non so come fare senza gesticolare. Quindi se io adesso vi faccio vedere, cioè così voi dite ok, seno normale, bello, ci sta, dite no, dov'è il problema? Ma io lo so, il problema è lì, non solo nella mia testa, ma ovviamente lo vedo. Adesso non mi posso denudare su YouTube per ovvi motivi, insomma, capirete. Però è sicuramente una situazione su cui dovrò reintervenire. Al momento non posso proprio farlo per una questione di sto cercando ancora di perdere peso, mi mancano dei chili da perdere, quindi non ha senso intervenire adesso, perché il seno è una di quelle zone dove il grasso tende molto ad andare e a sparire se perdi peso o se lo prendi, ovviamente. Quindi è una zona molto mutevole se stai in un tipo di percorso del genere. Se io intervenissi ad oggi, magari tra un anno, poi sto di nuovo da capo a 12, quindi per ora me lo faccio andare bene, va bene, ok? Però sicuramente è una questione per cui dovrò fare qualcosa. Vi ho spiegato che in realtà la mia idea era quella di togliere le protesi, fare soltanto una sorta di lifting, perché ripeto, a me non piace proprio il seno grande. Però, avendo perso tanto peso, non ci sarebbe più la consistenza di un seno, ok, senza la protesi, perché se io riguardo le foto prima di operarmi dico ok, capisco perché l'ho fatto, perché effettivamente, cioè, era proprio piatta la zona, era proprio svuotata rispetto alla parte poi sotto, quindi non lo so, non so bene come intervenire. Devo andare da una persona a parlare, a capire se avete qualche nome di chirurgo che sapete, che conoscete, che fa soprattutto specializzato in mastopessi, scrivetemi magari su Instagram se non vi va di lasciare il commento qua sotto, o comunque insomma vi leggo un po' in generale, perché
è una situazione che capisco che per noi donne il seno è una parte importante. Personalmente io vorrei solo che stesse lì, che se un giorno voglio uscire senza reggiseno posso farlo, perché sta lì, non ha forme strane, non prende pieghe, no, particolari. Quello che ho adesso è un seno importante, che comunque si vede, salta all'occhio, è proporzionato al mio fisico? Probabilmente sì, ma per i miei gusti io lo trovo un po' troppo. Non esco mai scollata, ma per una cosa mia, non perché mi dia fastidio che gli altri mi guardano o cose. È proprio, a me piace stare un po' più coperta, quindi non l'ho mai fatto per nessun altro, è una cosa che io ho fatto solo e soltanto per me, appunto proprio perché è solo per me e non sono soddisfatta, per me è diventato un problema gigante. Poi ecco, io sono una persona non pignola, pignolissima, quindi sapere di aver fatto una cosa, di essere intervenuta soprattutto su una parte del mio corpo in maniera chirurgica e che questa cosa non sia andata come doveva andare, me la fa prendere anche con me stessa in qualche modo. Quindi è veramente tutto un discorso gigante, ampio, che va a toccare diversi punti, diverse cose. Uno dice ok, è solo un seno, una garganta, capito? Però invece c'è tutta una cosa dietro, quindi sì, ovviamente dovrò intervenirci, staremo a vedere, tanto saprete tutto perché mi fa piacere potervi portare in questo percorso. Insomma, se non succedeva era meglio, però è andata così. Comunque spero questo mukbang di oggi vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, spero di aver risposto a un po' di vostre curiosità, delle vostre appunto domandine, grazie anche a tutti gli altri che mi hanno fatto le domande e magari che non ho letto, quindi non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, di sentirvi poi su Instagram, e detto ciò vi mando un bacio grande, ci sentiamo molto presto con un nuovo video, io vi aspetto sempre qui, ciao!